Eccoci qui per la seconda parte del video. Il movimento è stato lavato, adesso cominciamo col togliere il ponte del bilanciere. Ecco fatto. Prepariamoci le varie ruote che andranno montate. Di grasso dove va la ruota centro, ruota centro, ponte della ruota centro, mettiamo un po' di grasso anche nella parte di lì. Via. La sua vite. Proviamo il gioco della ruota centro. Adesso prendiamo il bariletto. Apriamo. Mettiamo qualche cuccino di grasso che poi ci penserà da solo a distribuirlo durante il funzionamento. Prendiamo il bariletto. D'olio sull'albero, dall'altra parte l'avevo già messo. Okay. Può capitare a volte che le pietre di accesso per la lubrificazione dalla parte esterna siano disagevoli, allora si mette un goccino d'olio magari dalla parte interna prima di mettere le ruote. È un escamotage. Mettiamo la ruota di secondi. Ok, adesso prendiamo la platina e ci prepariamo già le sue tre viti. Della roccia. L'olio è una cosa un po' particolare. Nell'orologeria se ne metti troppo l'orologio si impasticcia tutto e poi tende a fermarsi perché va a finire sulla spirale, sugli organi in movimento che non devono essere avviati. Se ne metti poco l'orologio non va lo stesso, per cui dobbiamo sempre stare attenti sulla quantità di olio e lì purtroppo l'unica cosa è l'esperienza per valutare. Ok, controlliamo che i perni siano entrati nelle loro sedi e stringiamo le viti. La molletta del cricco è una molletta che funge anche da cricco, è una trovata della Seiko.
la sua vite. Lubrificando la ruota colonne e le leve della cronografia. Prima di contare gli altri punti, sennò poi diventa un po' più complicato lubrificare quando ci sono su, quando ci sono tutto. Le due bascole della cronografia con le sue due. Questa è quella che va sulla vite con l'eccentrico. Adesso mettiamo le viti. Un po' di olio dove ci è il punto di contatto delle due bascole. Martello di azzeramento, ruota conta minuti, rinvio della ruota conta minuti e le tre viti del ponte. Una si era incastrata, capito. Della ruota conta minuti, un di rinvio, un po' di olio, un foro. Adesso le mollette che a filo che non ho lavato in lavatrice le lavo a mano con la benzina rettificata. Lavata, adesso la asciughiamo e la mettiamo in posizione. Qui purtroppo c'è da usare il ditino, allora mettiamo sul guantino in lattice per aiutarci, perché sennò è una molletta che deve impegnare in quattro punti, se non vi aiutate col ditino è difficile riuscire a metterla. Gallo, bello, questa qui è un po' più semplice da mettere, però aiutiamoci sempre col ditino. Conte della cronografia. Le parti di contatto delle varie mollette. Ok, mettiamo il ponte, puntiamo le tre viti. Thank you.
vogliamo che i perni siano inseriti. Una volta che ci siamo assicurati che i perni sono nelle loro sedi, stringiamo le viti. Ponte dell'ancorino, l'ancorino e le sue viti. Adesso ho caricato un po' la molla, verifichiamo che tutto scorra bene. Abbiamo messo il bilanciere e l'orologio è ripartito. Ok, adesso anche la seconda parte del video è finita e niente, ci rivediamo al prossimo video.